sono anche novità. Beh, quest'anno la novità assoluta è il tema. Abbiamo scelto il tema sulle donne curdi e Luna Berlusconi ha realizzato proprio per noi un'opera d'arte molto grande, 3 metri per 2, che rappresenta la donna sinuosa. Quest'anno vogliamo raccontare la bellezza a 360 gradi e tutte le forme della bellezza, e quindi sono onorata di avere veramente dei designer pazzeschi quest'anno, che come Pasqualtieri per esempio, che sul Red Carpet di Venezia ha realizzato un abito per Giuliana Francesco, che è la testimone degli anni 50 del salotto di Avanti un altro, ed è stata veramente una vera e propria, è stata divina, proprio il tema di Mad Mood Milano di quest'anno, sul Red Carpet di Venezia, e avremo l'onore di averla anche noi a Milano. Una realtà che ha saputo imporsi a Milano con forza anche in location sempre più prestigiose. Sì, benvenuta da Mad Mood a Milano. Ormai non è la prima edizione, già qualche edizione, sta sempre andando meglio, e a suo modo noi abbiamo dato anche il patrocinio a Mad Mood, perché chi aiuta i giovani fa un'azione meritoria, specialmente in questo momento, che è sempre più difficile purtroppo, perché specialmente nei mercati esteri ci sono dei problemi economici, lo sappiamo, non sono floridi come prima, perciò mai in questo momento benvenuto Mad Mood, e viva anche a suo modo, che insieme a Mad Mood danno un grande aiuto ai giovani designer. Perfetto. Edizione di Mad Mood Milano Fashion Week è un format che racconta giovani talenti. Mi onora la presenza per il 6° anno consecutivo del cavalier Mario Boselli, che ringrazio, e aprirei con lei. Signore e signori, buongiorno. Molto lieto di essere qui per questa bella storia, una storia che è iniziata 6 anni fa. Grazie, è veramente un piacere per Cosmo Prof iniziare questa partnership con Mad Mood. Io sono Marco Liurio, sono presidente di FaceTech, un gruppo di ricercatori fondamentalmente. Abbiamo lanciato per la prima volta 2 anni fa il primo filler Fai da te. Un ringraziamento all'avvocato Micelli, che ho avuto modo di conoscere poco tempo fa, e abbiamo deciso immediatamente, come a suo modo, di patrocinare questa iniziativa così fortemente incentrata sui brand emergenti o giovani stilisti, che dir si voglia. E accanto a Samoa abbiamo deciso di mettere anche il logo e la disponibilità di Assotempo. Nei paesi arabi adesso ci sarà l'Expo 2020 con 148 paesi presenti a Dubai, ci sarà tutto il mondo, quindi faremo anche una partnership per portare queste eccellenze che hanno molto bisogno di supporto, e faremo il meglio di riaggruppare un team strategico. Oggi si parla tanto di moda e si parla tanto di donne. L'idea nasce perché in realtà la normalità siamo noi, quindi la normalità è una 44, dalla 44 in su. E sono anche molto molto contenta, insomma, di avere un mio quadro in Fashion Week, quindi protagonista di passerelle di questo evento fondamentale per la nostra città. L'idea di bellezza in cui siamo immersi nella contemporaneità è un'idea piuttosto recente. Parlando da persona che si occupa di pittura, penso ai grandissimi del passato. Tiziano certamente dipingeva donne che oggi definiremmo curvi. L'incontro con Marianna e con Mad Mood ha prodotto una linea di, al momento, di 6 prodotti specifici, uno skin care specifico appunto per il viso, per curare la bellezza delle donne.
siamo al Carlton Baglioni alla conferenza stampa di Mahmood. Con noi è qui presente Luna Berlusconi. Promuove la sua arte e la realtà di tutto il mondo delle donne curvi. Ci può dire cosa ne pensa di questo mondo? Quando mi è stato proposto di partecipare alle sfilate di Mahmood, dove avrebbero poi sfilato anche delle donne curvi, mi sono entusiasmata perché credo che la donna possa avere una sensualità al di là della perfezione delle curve. I problemi poi legati al cibo, alla salute, questi sono altri discorsi che dovrebbero in questo momento, in questo contesto, prescindere ovviamente. Quindi è stato un esperimento interessante per me, proprio perché ho reso bella una donna non perfetta ma in abbondanza e ho dimostrato che insomma la sensualità viene da dentro e non dalla perfezione, da quello che ci raccontano pubblicità, media, televisione, che purtroppo sono anche di cattivo esempio per i nostri figli. Perfetto, grazie mille. E non vediamo l'ora di vedere la sua opera. A presto. Grazie.